da Tempio del Divertimento a Centro Vaccinale. Ci troviamo all'interno della discoteca Il Globo a Borgo Vercelli. Dopo 400 giorni di chiusura ha finalmente riaperto i battenti e ora ospita un centro vaccinale creato grazie alla partnership tra Ascom Vercelli, ASL Vercelli e Biverbanca. Venite a scoprire con noi com'è Il Globo ora. La grande sala da ballo della discoteca è stata trasformata. Dove prima ballavano centinaia di giovani, ora ci sono medici, infermieri e volontari che lavorano senza sosta. Abbiamo intervistato Tony Bisceglia, presidente di Ascom Vercelli, promotore dell'iniziativa. Questa iniziativa è nata qualche mese fa perché abbiamo pensato ai commercianti. La partenza è stata di Ascom, poi è stata coinvolta Biverbanca, poi chiaramente l'ASL, la Croce Rossa. In momenti difficili e particolari come è questo, devi reagire. È un dovere di Ascom dare una risposta alla città. Abbiamo bisogno del vaccino, se non c'è il vaccino non si riparte. Per quello che abbiamo spinto per fare questa cosa, probabilmente siamo i primissimi a fare questa iniziativa che è sicuramente un vanto per noi ma anche per la città. Presente anche il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, che ha sottolineato l'importanza del nuovo centro vaccinale. Un grande esempio di una grande collaborazione nell'interesse comune della collettività, un luogo come il Globo, che è storicamente nella tradizione e nell'immaginario anche di tutti i vercellesi, tutti i cittadini di Vercelli, che si presta grazie davvero alla generosità anche della proprietà, ma con la collaborazione dell'ASL, del Comune di Vercelli, del Comune di Borgo Vercelli, della banca, del territorio e soprattutto dell'interessamento di Ascom per arrivare a quello che è il vero intendimento di tutti, poter tornare il più presto possibile, grazie alla campagna vaccinale, alla nostra quotidianità, per tornare a far sì che anche questi luoghi tornino a vivere con la gioia e la serenità che hanno visto nel passato usufruire le loro sale. Durante la prima giornata sono state 400 le persone a ricevere il vaccino, un numero importante e che fa del Globo uno dei punti vaccinali di riferimento per la provincia di Vercelli. A questo proposito, nel prossimo servizio abbiamo sentito Guido Ambrogione, proprietario della discoteca, e Massimo Mossino, direttore generale di Biverbanca, partner di questa importante iniziativa. Seguiteci su Sniper Web TV.